Ogni animale catturato nel mare viene diviso in un modo particolare a seconda della specie. Ci sono dei diritti piuttosto strani. Per esempio, la persona che ha avvistato una razza riceve la metà inferiore delle branchie, mentre gli uomini che hanno aiutato con la barca ricevono la parte superiore. Una parte dell'animale va ai proprietari della barca e l'altra all'equipaggio. La parte destinata ai proprietari è a sua volta divisa a secondo dei diversi diritti di ciascuno di quel gruppo e lo stesso avviene per l'equipaggio. Il fiociniere ha diritto ad avere una porzione da entrambe le parti e quindi riceve più degli altri. Il costruttore della barca può accampare diritti su varie barche e guadagnare bene anche senza uscire in mare. Viene anche messa da parte una certa quantità per le vedove indigenti e per gli orfani. Nell'insieme, queste regole assicurano una larga distribuzione della preda nel villaggio. Al deposito delle barche ci sono due tenna danneggiate in una collisione durante la caccia alla balena del giorno precedente. Devono essere riparate in fretta, in modo da poter andare di nuovo in mare. La Manula Belolong ha perso il bon presso, mentre la prua della Nara Tena si è spaccata. Entrambe le barche sono ricostruite con legno preso da altre fuori uso. Le tenna vengono riparate con puntelli accuratamente inseriti e con corde di palma. Non si usano né chiodi né materiali fatti dall'uomo. Il nuovo bordo della tenna viene tenuto insieme stringendo i preesistenti puntelli incrociati. Il buco viene ridisegnato con l'ascia e la nuova parte tagliata in modo da entrarci perfettamente. I buchi per i puntelli sono fatti con un moderno trapano a manubrio portato in regalo dall'antropologo. Una parte della spina dorsale della balena servirà da appoggio per cesellare il nuovo bordo. Tutte le fessure della prua vengono chiuse con tappi fatti di fibra di palme da zucchero bagnata. Bello.